Se guardiamo a livello geopolitico, negli ultimi 5 anni, è molto interessante, vediamo addirittura che la maggior parte delle autorizzazioni di esportazione di armamenti italiani è andata verso i paesi del Medio Oriente. Leggo una parola, paesi del Medio Oriente, grandi affari per l'industria italiana. Poi c'è l'Europa occidentale, l'Asia, il Nord America, poi abbiamo il Nord America definito come grande acquirente, no? Spesso se leggete i rapporti di Finmeccanica, no? C'è scritto che appunto il Nord America è uno dei paesi, no? Dell'avanguardia, dell'eccellenza verso cui l'Italia è in grado di esportare, perché no, sì, vabbè, capito, però cioè, quanti? Cioè, quando tu leggi i rapporti della Presidenza del Consiglio, quando poi vedi i numeri, li metti insieme, perché questi numeri ovviamente la Presidenza del Consiglio non te li dà così, te li dà per anno, e un anno non serve a niente, no? Quando li metti insieme così hai un'altra figura, hai un'altra idea. Qui, vabbè, ve lo salto, qui è l'andamento verso nord e sud del mondo, il sud è in rosso e il nord è in blu. Guardate negli ultimi 3 anni, anzi 4, come è cresciuta l'esportazione di armamenti verso il sud del mondo. Vedete, era partita quando è entrata in vigore la legge 185 del 90, che i paesi del sud del mondo acquistavano meno armi rispetto a quelli del nord del mondo, blu, poi ha cominciato a salire, ma fondamentalmente è stata bassa. Intorno a questi anni qui abbiamo, sì, una leggera prevalenza, ecco, di paesi del sud del mondo, ma leggera, e negli ultimi 3 anni, 4 anzi, abbiamo una forte autorizzazione di esportazioni verso paesi del sud del mondo. Non dico chi c'era al governo negli ultimi 4 anni in Italia. E qui abbiamo la figura fissa. Cioè, quello che abbiamo visto per andamento, qui lo vediamo, cioè il 57% delle armi dell'ultimo quinquennio esportate dall'Italia è andato verso il sud del mondo. E se guardiamo chi, anche qui troviamo l'Arabia Saudita, troviamo la Turchia, tenete presente tutta la questione del Kurdistan, eccetera, eccetera, 1 miliardo di elicotteri mangusta d'attacco autorizzati alla Turchia. Gli Stati Uniti, ovviamente, la Gran Bretagna e la Germania, poi abbiamo l'Algeria, vedete presente anche la situazione dei diritti umani in Algeria, l'India e gli Emirati Arabi Uniti, il Pakistan e avanti. Abbiamo anche la Libia. La Libia che praticamente si è potuta esportare armi soltanto per 4-5 anni, da quando Gheddafi è stato un po' riabilitato. Non è un caso che la Libia, in Italia, è stato maggiore esportatore di armi verso la Libia negli anni in cui c'è stato Gheddafi. Arriviamo alla questione bancaria. La legge 185 del 1990 ha un punto molto interessante, che non ha nessun'altra legge a livello mondiale, che è questo: richiede al ministero, prima era il ministero del tesoro, adesso è il ministero dell'economia e delle finanze, di rilasciare una autorizzazione alla banca per quanto riguarda gli incassi e pagamenti di un'esportazione di armi. La dico in maniera semplice: una ditta esporta armi, Finmeccanica, Augusta esporta elicotteri alla Turchia, tanto per capirci. Bene, ci deve essere un pagamento. C'è una serie di trattative, viene fatto un contratto, si stabilisce che sono oltre 1 miliardo di euro per 30 elicotteri. Questo Augusta comunica alla banca che deve chiedere al Ministero del Tesoro, insomma al Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'autorizzazione di incassi e pagamenti per 1 miliardo di euro per 30 elicotteri, in base a un'autorizzazione all'esportazione che ha già ricevuto. Quindi la ditta ha già ricevuto l'autorizzazione all'esportazione, deve ricevere l'autorizzazione agli incassi. Molto trasparente e molto chiaro. Dal 1990, e soprattutto in modo particolare grazie al periodo in cui è stato al tesoro l'ex presidente della Repubblica
Claudio Azzillo Ciampi, c'è, oltre a una tabella che riporta tutti i valori complessivi di tutte le autorizzazioni rilasciate alla banca, Banca Nazionale del Lavoro, tot milioni di euro, Banca Intesa San Paolo, tot milioni di euro, eccetera, eccetera, c'era una lunghissima tabella di dettaglio che dettagliava ogni singola operazione. E cioè, da quella tabella, sapevo, erano 200 pagine di tabelle, sapevo quale banca ha incassato quale valore, quanti euro, non sapevo per conto di quale ditta, ma sapevo il valore e sapevo il paese destinatario, cioè il paese da cui provengono i soldi. Mettendo insieme questa tabella con la tabella del ministro degli esteri, si era in grado di sapere la cosa che vorremmo sapere tutti, e cioè quale sistema d'arma è stato esportato a quale paese, per quale valore, per quale quantità, prodotto da quale ditta, quando di fatto è stata data l'autorizzazione e quando è stata data la consegna, quanto è stato il valore, su quale banca e quando è venuto appunto il pagamento. Questa è la filiera. L'ultimo governo Berlusconi, provate a pensare cosa ha fatto per prima cosa, il primo atto non formale ma fattivo del governo Berlusconi, l'ultimo governo Berlusconi, sapete qual è stato? Fa sparire 300 pagine di tabelle di transazioni bancarie. O meglio, ha sostituito la tabella delle transazioni, delle autorizzazioni verso le banche con una tabella di autorizzazioni verso le ditte. Cioè, io adesso so quale ditta ha avuto quale autorizzazione, per quale quantità e verso quale paese, ma non so più su quale banca. Ricordate all'inizio il livello di segretezza a livello finanziario, eccetera, eccetera? È interessante vedere che la prima cosa che fai sparire è la tabella che va a incidere sul punto più nevralgico. Perché è qui il punto. A livello politico noi facciamo molta fatica a lavorare, perché chiaramente devi mobilitare la popolazione, devi avere il consenso, eccetera, eccetera. Ma a livello, diciamo, di santi singoli cittadini, di associazioni, possiamo intervenire. E come possiamo intervenire? Lo dicevo un po' prima, e cioè ogni banca, facciamo un po' di tabella, eccoci qua, qui ho i valori generali, ogni banca, ad ogni banca viene autorizzato appunto questi pagamenti, e io scopro che per esempio negli ultimi anni il BNP Paribas è la banca che ha assunto il maggior numero di operazioni per valore. Poi scopro che però c'è anche la BNL, qui vedete nel 2008 questo valore era appunto quegli elicotteri Mangusta verso la BNL, che ormai fa parte del gruppo BNP Paribas, perché è parte di questa banca, ha una direttiva interna pubblica, è scritta sul suo sito, la scrive anche nel proprio bilancio sociale, che dice: noi autorizziamo esportazioni, o meglio incassi per esportazione di armamenti soltanto verso i paesi della NATO e dell'Unione Europea. Rispettabile. Il problema qual è? Sì, rispettabile come criterio, cioè può essere, ce ne sono di migliori ovviamente, però è rispettabile che ha definito una cosa. Il problema qual è? È che le operazioni che non le svolge BNL le svolge BNP Paribas succursale Italia. Cioè praticamente, come dire, che c'è un'esportazione di armamenti, dice: ma questa qua verso che paese va? Un paese della NATO e dell'Unione Europea, allora la facciamo come BNL. Va verso un paese non NATO e dell'Unione Europea, facciamo come BNP Paribas. Cioè non cambia neanche il funzionario, cambia soltanto il modo. Però su questo possiamo chiedere alla BNL, ed è una cosa che prossimamente faremo, anche vedendo un fatto molto interessante. BNL sia, e anche BNP Paribas, dico se c'è qualcuno francese, ma anche in altri paesi, in Italia è la banca che fa tutta l'operazione per Telethon. Allora com'è che una banca che sostiene la ricerca, no? La ricerca scientifica contro le malattie più strane e più dimenticate, no? È la stessa banca che incassa soldi per armi.
io adesso non lo chiedo più alla banca, andrò a chiederlo a Telethon. Cioè metto in questione il livello reputazionale di Telethon. Questo io come società civile lo posso fare. Non posso sperare di cambiare il governo, posso sperare che Telethon non lavori più con la BNL o che la BNL cambi la propria politica. Deutsche Bank, andate a cercare sul sito della Deutsche Bank, c'è tutto il sito, che è tutto sostenibile, però non c'ha una riga per quanto riguarda il commercio di armi. Questo è un punto da sollevare molto importante, difficile in Italia, perché chiaramente è difficile che associazioni delle nostre associazioni, della nostra civiltà, abbiano il conto sulla Deutsche Bank. Magari potevano averlo sulla BNL, no, tante ce l'hanno ancora. UbiBank è un caso particolare, perché è una banca che è nata dalla fusione di Banca Popolare di Bergamo, Credito Varesino, col Banco di Brescia. Banco di Brescia, del cui consiglio di amministrazione fa parte di Bussandi Beretta, della ditta rinomata Beretta, 500enaria produttrice di armi, e del consiglio di amministrazione. Ma UbiBank è molto interessante, i funzionari di UbiBank, uno dei primi atti che hanno fatto è quello di mettere in atto una direttiva, una policy molto restrittiva per quanto riguarda l'esportazione di armi. Quindi, ma però ce n'ha un sacco di operazioni, sì, perché alcune operazioni in buona parte sono verso i paesi dell'Unione Europea. Il bel pro di UbiBank è che te lo dice nel suo rapporto sociale. Il bel di UbiBank è che se tu gli scrivi ti risponde. So, conosco personalmente la persona che segue queste cose, so bene quale attenzione ha su queste cose, e so bene che quei fucili d'assalto verso il Turkmenistan, che erano fucili della Beretta, UbiBank ha rifiutato, e lo ha scritto nel proprio bilancio sociale, di aver rifiutato un'operazione che riguardava piccole armi, esportazioni di piccole armi verso un paese a rischio. Questa è trasparenza. Unicredit ovviamente è una delle maggiori banche italiane, potrebbe avere miliardi, davvero molto più miliardi, ma voi vedete un andamento da 400 milioni, 124, poi risale un po', qui a un 297 perché c'è un sistema radaristico verso la Turchia, cosa che ha scritto nel suo sito internet, e poi quest'anno ha un 180 milioni praticamente. Anche Unicredit ha una direttiva abbastanza restrittiva. Poi vediamo alcune banche estere. Intesa San Paolo è molto interessante perché è la seconda banca italiana, di fatto nel 2011 ha valori zero, 4.000 qualcosa, magari l'anno prossimo salirà un po', mi hanno detto, perché alcune operazioni dicono loro che non gliel'hanno riportato, ma comunque valore zero. Perché? Perché nel 2000, quando c'è stata la fusione tra Intesa e San Paolo, Intesa, che aveva già una politica, una direttiva che diceva noi non sosteniamo l'esportazione di armi, non diamo nessuna autorizzazione per questo, qualsiasi tipo, qualsiasi paese, invece il San Paolo l'aveva verso i paesi nati in Unione Europea, il nuovo gruppo ha detto noi chiudiamo ogni tipo di finanziamento, supporto al commercio di armi. È scritto nel loro bilancio sociale, è scritto nel loro sito internet e riportano puntualmente i dati. Nel giro di 5 anni quasi ne sono venuti fuori, non dico che ne siamo pari l'anno prossimo, dicevo, o darsi che risalgono, ma si può fare. Questo lo dico perché questo l'abbiamo chiesto noi, penso anche qualcuno di voi che ha seguito la campagna di pressione sulle banche armate. È chiaro che intervengono altri attori, no? Chiaramente, se siccome l'esportazione di armi c'è, i pagamenti ci devono essere, e quindi chiaramente tu vai a se non la fai con una banca, la fai con un'altra, no? Però poi il tempo di difficoltà, secondo gli esponi, ad una questione su cui le banche sono molto attente, che è il rischio reputazionale. Va bene che oggi le banche sono tutte quante nel mirino per tantissime cose, no? Però questo, cioè, a una banca gli interessa far sapere che ha sostenuto, ha dato soldi per risistemare, non so, un asilo, la Caritas, un convento, una chiesa, qualsiasi cosa, un vecchio casale che però aveva una storia, quindi, cioè, queste cose qui mi interessa far sapere che sostengono il sociale, le banche, no? Quello che noi vogliamo far sapere è che anche lo sostengono il sociale, non con i soldi delle armi.
Questo è un punto su cui noi possiamo innescare. Vabbè, qui l'ho scritto in italiano e quindi lo salto. Quindi l'importanza della trasparenza e il potere della tenenda. Il dettaglio, la questione della responsabilizzazione di vari soggetti, il livello reputazionale, e fare in modo che anche le best practice che siamo riusciti a mettere in atto in questi anni, come questa appunto di pressione sulle banche, siano